E adesso vi parliamo di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Diciamolo pure, la storia è infinita. Lui veramente molto conteso a uomini e donne. Infatti a quanto pare non solo Ida è molto inguaiata, ma anche Roberta Di Padua non sta certamente messo meglio di lei. Oltretutto Ida Platano ha anche lasciato la trasmissione e il motivo sembra abbastanza ovvio. Ossia non riesce a stare senza Riccardo e soprattutto non riesce a tollerare che lui vada con altre donne. Quindi fra di loro è tutto finito? A quanto pare proprio no. Anzi, in questa settimana abbiamo assistito al lancio di alcuni messaggi che sembrerebbero fare capire che fra di loro ci potrebbe essere ancora molto. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, messaggi social su Instagram. Diciamo dei messaggi in codice che i due si sono scambiati, ma che testimonierebbero quanto affetto ci sia ancora fra di loro. Ha iniziato Ida Platano cantando Un milione, soffermandosi sul pezzo del testo: se mi cercherai, io ti aspetto qui. E insomma è un messaggio talmente tanto chiaro che non credo necessiti di alcuna spiegazione. Ma a sorpresa anche Riccardo Guarnieri ha risposto con una canzone da sola in Tonight, soffermandosi sul pezzo: certo che lo sai, prendi tutto e te ne vai per vedere se è vero, che poi ti vengo a cercare. Insomma, che altro vi devo dire? Ritornerà a Uomini e Donne? Dubbi? Secondo me questa storia sta un po' troppo diventando Giorgio e Gemma. Ossia, se c'è ancora del sentimento, bene, però che si decidano, altrimenti rischiano di diventare poco credibili. Voi come la pensate?